Ciao Scorpione, benvenuto su questo YouTube canale The Beauty Master of Scorpio, benvenuto su questo bellissimo canale dedicato tutto a Scorpione, chi ha Venere ascendente, Sole, Venere, Mercurio, non importa, se avete qualcosa in Scorpione questo canale può essere che fa per voi. Perciò benvenuti, benvenuti anche finalmente in lingua italiana. Ho già informato i miei scorpioncini in lingua inglese, che lo farei anche per voi, perciò questo è veramente solo per voi in lingua italiana, in italiano, nel mondo italiani in Italia. Allora, vi informo di non far forzare questa lettura. Se non ti corrisponde, Scorpione, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso credo che ho detto tutto, iniziamo. E faccio questo, la prima lettura che faccio per voi è dedicata all'amore. Vediamo cosa succede per voi. Allora, iniziamo. Datemi per favore per il mio scorpione, my love team. Urano. Urano che si trova in questo momento nella settima casa, se lo vedete nella prospettiva del scorpione. E Ariete il combattivo. Allora, Urano e Ariete fanno qua, sono dei combattivi. Entrano, fanno, scassano, fanno shake shake, fanno ballare un po' un terremoto metaforico. Però c'è qualcosa qua che comincia a scattare, qualcosa che comincia veramente a interagire, a cambiare per qualcosa che può essere che sta aspettando Scorpione. O tu sei pronto anche adesso a metterti in modo combattivo, faccio, dico qualcuno anche verso di te, o tutte e due. Allora, la luce, datemi per l'Urano, il materiale, spiritualità. Wow, love begins. Che bello, Scorpione, solitudine sotto il mazzo. E l'amore inizia, love begins, l'amore inizia. Io credo che, come stai cominciando a capire, che i soldi non sono tutto, il materiale non è tutto, fa tanto, aiuta tanto, però non è tutto. Tu cosa vuoi l'amore? Cosa vuoi l'amore? Puoi avere la persona più ricca di questo mondo, la persona che ti dà tutto, cosa vuoi, cosa chiedi, ma se non ha l'amore, non la vuoi. E tu stai cominciando a capire, Scorpione, che questo è quello che vuoi, l'amore. Quanto semplice può sembrare sentirsi dire questo, però tu dici: io metto tutto sopra, ma l'amore prima. Con la solitudine, Scorpione, qua mi stai comunicando che hai avuto una difficoltà o un momento della tua vita che eri molto in solitudine, dovevi trovare questa solitudine per te stessa, ma anche per capire cosa vuoi. O anche con una persona vicino a te, Scorpione. Può essere che c'era un silenzio tra di voi, c'era una rottura, può anche essere, ma c'era silenzio, c'era la solitudine. E adesso mi stai dicendo, adesso è arrivato il momento di interagire, o anche l'universo ti sta come confermando. È come che vi vuole portare, vi vuole unire o vi vuole riunire per capire che non vuoi tu profittare o l'altra persona non vuole essere profittata, non c'è nessun profitto perché se c'è l'amore non c'è profitto, ma c'è solo amore. Allora iniziamo, dammi per favore il presente, il re di coppe, dammi il focus, il tre di denari. Il sole per il passato, dammi il futuro, il 9 di bastoni, così può conflittare il 5 di bastoni, il ragazzo di denari e la forza per il generale. Sotto il mazzo, the Hierophant. Scorpione, io credo subito cosa si vede, l'amore c'è. Da tutte e due, in entrambe le parti. Però anche nella tua situazione, Scorpione, io credo che cosa stai cercando è la complicità. Di essere complici, non di interagire
uno con l'altro in confronto, come si dice? Come si dice? A confrontarsi. No, tu cerchi la complicità. Tu cerchi non solo l'amore, tu cerchi il tuo migliore amico, la tua migliore amica. Cerchi con cui dividere, condividere le tue esperienze di vita. In tutto e per tutto. La tua complicità, stai cercando la complicità con una persona. Con il sole nel passato eri pronta o stavi cominciando a capire anche cosa vuoi tu da una relazione, di una persona. La forza per il tuo generale, se più combattiva che mai, con l'ariete anche, hai tanto coraggio, ma è quello che vuoi, o hai anche tanto sacrificio da dare. Ma io non la vedo questa come un sacrificio di negatività, io la vedo come perché in amore non ci serve sacrificio. Se c'è sacrificio in amore, c'è qualcosa che non va, deve ritornare, non ritornare, deve il fluido. Con una certa situazione o persona deve essere fluida, deve essere naturale. Il coraggio ce l'hai, però tu mi dai più il coraggio, no, tu mi dai più la sensazione che dici: io ho avuto tanto coraggio, ma ne ho ancora tanto. Se c'è l'amore, se c'è la stessa cosa che vuole fare replicare l'altra persona verso di me. Il 9 di bastoni c'è qualcosa di rivedere, di intraprendere. Scorpione, può essere che è un'ultima calce nel sedere, se posso dirla così. Il 5 di bastoni cosa ti può ostacolare? Le comunicazioni come vengono dette. O una persona te la vuole dire e tu devi cominciare a capire se la vuoi anche accettare in questa maniera o come voi comunicate tra di voi. Il ragazzo di denari così può aspettare? Io credo che qua è un grande inizio, ma anche un grande inizio di imparare. Io credo che sei più pronta che mai per anche imparare a dire: ma io non sono la persona perfetta che tutti pensano che sono. Come se mi dice, tutti dicono che io sono la perfettina o il perfettino. Non sono perfettina per niente, anzi, io sono pronta sempre a imparare, anche dei miei sbagli, certamente. Iniziamo, dammi la forza, la luna e 7 di spade, e the Hierophant. Io credo che qua qualcuno ti sta chiedendo perdono. O un perdono, o anche può essere che ti vuoi perdonare a te stessa, o tu dovessi perdonare qualcuno, o qualcuno ti sta chiedendo perdono a te. Per questo ci vuole il coraggio anche, Scorpione, di saper perdonare. Di saper perdonare tante volte, come posso dire, è difficile perdonare perché in quel momento ci sentiamo come complici in quel momento, nel senso complicità che come tu, quando tu dici: ma io perché allora ho sopportato questa situazione se io già la vedevo che non andava qualcosa di bene o non andava bene? Perché tu provavi ad avere il coraggio di ancora andare avanti con questa persona o situazione. Allora c'è qualcosa qua da perdonare o qualcuno ti sta chiedendo perdono e per questo ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, ma può essere anche che c'è qualcosa di perdonare a te stessa o te stesso, affin cosa ti ha portato che questa persona ti ha ferita o era disonesta con te, perché si parla di disonestà. Dammi il sole, voglio vedere il sole per il passato. Sì, perché nella morte, sì, la morte sotto il mazzo, il 3 di denari, l'8 di coppe e il 2 di spade. Qualcuno non cerca. Allora, come posso dire? Come ho detto, tu cerchi la complicità. Invece di avere la complicità con te, andavano contro di te. E questo tu non lo potevi capire. Nel passato non lo capivi. Perché io credo che veramente hai fatto tutto. Col sole tu mi dici: ho fatto di tutto per aprire a questa persona gli occhi, ma anche la motivazione di credere a noi, di non andare contro, ma con, insieme, teamwork, di fare insieme, complicità. Di non combattere,
ma di andare insieme. Tu hai dovuto lasciare qualcosa qua che ti era molto, molto, molto caro, Scorpione. È come che non avevi via di scampo, non avevi via di uscita, non... perché tu provavi a essere motivata, provavi a dare questa luce. Questa luce a una certa situazione o persona è dovuto chiudere. Perché è come che ti stavano succhiando, eri come succhiata, ti sentivi succhiata. Più facevi e più fa sì, più facevi e più non ti sentivi capita. Ho capito. Dammi il re di coppe. La morte, la morte, il matto e il 9 di bastoni. Prima che dica qualcosa, voglio vedere il 3 di denari, Malofty. Dammi il focus per il scorpione. È impressionante, scorpione. È impressionante. Il 4 di bastoni, il 5 di denari e il sole di nuovo. Ti ricordi che quando ho messo le carte per questo, avevo la morte sotto il mazzo. La morte mi ritorna qua, nel presente, e mi ritorna, il sole, te lo faccio vedere, mi prendi il sole sul focus, cosa tu stai cominciando a focussarti, lo prendo qua nel passato. Con la tua capacità che dovevi andare, dovevi sbloccare, dovevi terminare, dovevi lasciare andare, eri costretta a lasciare andare perché sennò... Questa situazione ti succhiava e andavi chissà in quale, se continuavi, chissà che strada prendevi o chissà come ti tormentava questa situazione nel passato. Questo è impressionante perché tu hai deciso di intraprendere una nuova via, ma non per ribellione o per. O perché dicevi se la faccio così mi riprendo io e i miei edini, me le prendo io e le mie finalmente quello che mi aspetta? No, perché tu lo fai così sul naturale o l'hai fatto perché tu non avevi più non neanche un controllo, non avevi più la possibilità di vederla come tu la vedevi, non volevi più convincere nessuno, Scorpione. Chiaramente detto, non volevi più convincere nessuno. E perché non volevi convincere più nessuno? Hai preso la tua strada, ti hai preso un'altra direzione. Una persona, non stiamo parlando di situazione, una persona, perché è una persona, sta cominciando a capire le tue prospettive. Stai cominciando a capire perché l'ha lasciata, perché dovevi terminare. Non stavi più ai giochi, a questa manipolazione, a questa la voglio, non la voglio. Ti stavi andando a rischiare tantissimo. Questa persona con chi hai smesso, che mi ritorna tolta la morte, sta cominciando a capire tutto. È impressionante, ma anche la maturità che questa persona rivuole mettersi in gioco, te la vuole, ma anche se la vuole, vuole rischiare di nuovo con te, perché questa situazione o persona sta cominciando a capire il tuo punto di vista e sta cominciando a percepire tante tante cose diverse che prima probabilmente non capivano o non volevano capire. E io credo che il perdono, di saper perdonare perché ci si è comportati o perché ci si è maltrattati. Perché ci si è maltrattati, anche se avevi fede o hai fede, ma ci si maltratta in quel momento quando noi cerchiamo di convincere una persona, ci si maltratta automaticamente. Questo è disonestà, disonesta, essere disonesti con se stessi. Ma siccome tu dici io non voglio essere disonesta con me, io non mi voglio rovinare la vita per una persona che non reciproca, vuol dire che devo lasciare andare. Ecco, mi sta cominciando a perdonare, il miracolo del perdono. Dammi il 9 di bastone per il futuro, il ragazzo di denari che lo prendo qua. Il re di spade, il ragazzo di denari e la ruota della fortuna.
Il 9 di denari sotto il mazzo, perché sta capendo questa persona che non è per niente un profitto, anzi, all'incontrario, io credo che questa persona non è stata mai amata come sei stata amata, come hai amato tu a questa persona. Ho la sensazione che questa persona non lo fa per piripicchia o lo fa per... Certo, in quel momento ti viene a te, ti dà la sensazione a te che è come che non, un po' non narcisista, però è più come egoista, egocentrica. Ma siccome io ho la sensazione che questa persona, la tua persona, Scorpio, non è stata mai amata o amato come è stato amato da te, comincia a percepire anche la sua vita. Sai quando ti vuoi proteggere e pensi quasi, è quasi un po' tutto, come si dice questo in italiano, tutto superficiale, perché non è, probabilmente questa persona non è stata mai amata così come hai amato tu. Allora pensa quasi che dove è allora il profitto? Perché Scorpione mi vuole amare così tanto se non c'è questo amore? Non sono stata mai amata in questa maniera. E tu stai portando questa persona, la stai mettendo in quella direzione e dici io non voglio niente, io voglio solo il tuo amore. È il tuo tempo, la tua vita con me. Dammi il 5 di bastone per l'ostacolo. Il 2 di denari, la regina di denari e il carro sotto il mazzo, le amanti. Questa persona ti dà tanto amore adesso, o finalmente perché hai perdonato, o tu ti sei perdonata a te stesso o a te stessa. Può essere che l'amore te lo dà. Però è come che adesso sta chiedendo un compromesso con te. E sei tu adesso che ha come la palla nel giardino. Come che ti stanno buttando a te la palla e ti stanno dicendo, ok, io ti do l'amore, io ti do la mia vita, però dobbiamo trovare un compromesso. Questo compromesso non sarà facile, Scorpione. Non so se si parla di trasloco, di un'altra città. Ma come si dice? È un compromesso che non te l'aspettavi perché c'è il 5 di bastoni per il tuo ostacolo. E come non te l'aspetti? È positiva perché la vedi il carro è positivo, però è come che adesso la palla sta a te, Scorpione, e sei tu adesso a interagire. Cosa è importante? Perché il 2 di denari tu mi dici cosa è importante adesso in questo momento? Qualcosa cambierà di sicuramente, però nel tuo ostacolo. Vuol dire come che tu adesso ti tirano la palla nel tuo giardino e tu sei adesso quella che devi prenderti o prendere una decisione. Dammi il ragazzo di denari. L'imperatrice, il 9 di spade e l'8 di denari. C'è una persona, non so chi è questa persona nella tua vita, Scorpione, non ho né pari idea. Non so se tu sei una madre o hai a che fare ancora con una madre, ma è come dovresti comunicare a qualcuno che stai prendendo una strada diversa con la tua persona. O qualcuno non gli piacerà, non sai come dirlo, perché come che lo vuoi ufficializzare con l'imperatrice, tu lo vuoi ufficializzare. È un nuovo inizio, è da ricominciare da zero, perché tu mi dici stiamo ricominciando da zero. E come che non sai come devi dirlo? Perché non vuoi ferire a nessuno. Non vuoi ferire a nessuno o non vuoi... Non sai come comunicare. Però perché con questo compromesso, con questa persona, la tua persona ti dà, è come che devi... Ok, ha la palla da te adesso, però adesso tu sei quella che deve organizzare il nuovo cambiamento. Spero che sia stata chiara, Scorpione, spero che mi capisci, non so se ti corrisponde,
però è un perdono che ti stai dando o è dato, o perché questo perdono c'è questo nuovo inizio da zero. Però sei tu a dover comunicare. È come che non te l'aspetti, è come che dici no, questo non può essere. Non lo so se devi dire, comunicare questo a tua madre, mamma me ne vado in un'altra città, mamma ci sposiamo o vado a convivere o finalmente questa persona si è ufficializzata su di me. Ho una madre, può essere anche un figlio, ho una figlia, un gruppo, la famiglia, che amici, non so chi sono. È come che dici, oh mamma mia, adesso mi tocca a me adesso a ufficializzare. Col 9 di spade sei un po' nervosa. Sei un po' nervoso, non sai come l'altra persona, l'altra situazione replica la tua decisione. Ok, dammi per favore per il mio scorpione il 9 di bastoni sotto il mazzo. È la regina di denari, la High Priestess, che sarebbe l'istinto, e il 2 di denari. Ma ho capito perché questa situazione che dovresti ufficializzare, sono un po' preoccupati, Scorpione, sono preoccupati e per questo è come che ti dicono fai la cosa giusta per te. Perché è come che se credi tu a questo nuovo inizio, va bene, però ci sono delle persone intorno a te, Scorpione, che si fanno due domande. Non vogliono metterti, non vogliono mettere ostacolo per la tua decisione, non vogliono, però sono cauti. E per questo anche ti chiedo a te di essere cauta prima che prendi una decisione definitiva. Fino a dove è il limite? Dov'è il tuo limite per iniziare questo nuovo inizio? E non dimenticare le persone che ti amano, che ti circondano, che sta veramente a te, però fai attenzione allo stesso fino a dove vuoi arrivare, dov'è il tuo limite per questo compromesso. Scorpione, spero che tu possa aiutare, grazie mille di essere stato qua, dammi un like se ti è piaciuto, io rifarò in futuro altre letture in lingua italiana. Noi ci vediamo molto presto, un caro saluto dalla tua Luana e...